perché insomma lei ha lanciato uno spunto che poi è il tema dei temi, cioè la tecnologia crea anche nuovo valore, allo stesso tempo però si avverte la necessità di regolamentare senza imbrigliare, dottor Chieppa. Quello che le chiedo è: possibili distorsioni del mercato, della concorrenza, le avete rilevate all'interno, diciamo, di questa produzione, di questo spostamento dalla sharing alla social economy? E che tipo di intervento può l'antitrust, l'autorità che in questo caso rappresenta, per garantire il ruolo del consumatore? Insomma, voi avete anche importanti poteri sanzionatori. Grazie. Grazie in primo luogo agli organizzatori per aver riunito le autorità tutte intorno a questo tavolo per discutere un problema così attuale. Regolare non imbrigliare, penso sia questa la finalità ultima. L'autorità antitrust non regola, ma prima ancora noi penso che siamo di fronte a un cambiamento globale in Europa, nel nostro paese, anche fuori dall'Europa, in cui attraverso l'utilizzo delle piattaforme online ci sono nuove forme di economia che stanno emergendo, e penso che noi facciamo fatica anche con le definizioni a rincorrere queste nuove forme di economia. Abbiamo varie definizioni di cui si è parlato oggi: sharing, collaborative economy, shadow economy, social economy. Sono tutte definizioni corrette, ma probabilmente ci sarà anche esigenza di trovarne qualche un'altra, perché è un fenomeno in cui il cambiamento è costante ed è molto rapido. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che attraverso queste nuove forme di economia, anziché quello viene privilegiato, anziché la proprietà, l'uso, il buon uso delle cose, e l'accesso al bene diventa più ambito rispetto al possesso di quel bene. Un po' sta rompendo quello che è i nostri tradizionali meccanismi. Questo crea opportunità per le imprese, per le persone, crea opportunità per i consumatori. Ora, penso che sempre avvenga che accanto a opportunità ci sono dei rischi. Sicuramente tutto quello che sta avvenendo, queste nuove forme di economia, hanno degli elementi positivi, hanno dei vantaggi, e penso che siano di gran lunga superiori ai vantaggi. Si crea ricchezza in vari modi, si sfruttano delle risorse che altrimenti non sono utilizzate. Molti di questi modelli economici mirano appunto a sfruttare delle risorse non utilizzate, migliorando l'efficienza locativa. Si rende più competitivi i mercati sotto il profilo dell'ottica della concorrenza, eliminando alcune barriere all'entrata. Si abbassano i costi transattivi, in alcuni casi si eliminano questi costi transattivi con vantaggi per l'utente finale. Si riducono le asimmetrie informative, si aumenta il surplus dei consumatori favorendo l'accesso dei consumatori ai beni. Questi sono tutti gli aspetti positivi. Accanto a questi aspetti positivi ce ne sono alcuni problematici di vario tipo, che non riguardano tutte le autorità che sono qui rappresentate, e vi possono essere rischi di elusione fiscale, rischi di concorrenza sleale, rischi per il consumatore che è più esposto a una minor sicurezza nell'accesso a determinati servizi. Si discute anche di qual è l'esatto livello di protezione di chi lavora in questi nuovi settori. Noi dobbiamo però tenere presente che in un momento di crisi economica, quale quello che stiamo vivendo, il potenziale economico di queste nuove forme di economia è elevatissimo. Vi è un recente studio che stima che nei cinque principali settori in cui l'economia collaborativa si sta sviluppando, dagli attuali 13 miliardi si passerà nel 2025 a 300 miliardi di introiti globali. Ora, noi siamo soliti citare alcuni di quei protagonisti della sharing, collaborative economy, Airbnb, Uber, BlaBlaCar, ma in realtà ne stanno sorgendo molti che, insomma, approfondendo, pochi ancora non conosciamo nel mondo del lavoro, nella logistica, nel settore bancario, nel crowdfunding, nelle monete complementari, nel settore della ristorazione, e altri ancora nasceranno, e a questi si affiancano gli attori che sono già protagonisti
della social economy. Ora, qual è stata spesso l'impostazione del dibattito? L'impostazione del dibattito a livello di ottica della concorrenza è stata che questi nuovi forme di economia si affiancano a forme di economia tradizionali e si creerebbe una simmetria, perché sono quelle forme tradizionali che, diceva prima il professor Bassano, sono iperregolate a queste nuove forme che a volte non sono regolate o comunque sono regolate in modo più leggero. In fondo quello che avviene con quello che il fenomeno viene definito anche disruptive innovation, l'innovazione che interviene in modo distruttivo rispetto alle precedenti forme di economia. Ora, ma della disruptive innovation beneficiamo un po' tutti per gli elementi che ho prima individuato, che ho prima indicato. Allora, qual è l'intervento o l'azione che un'autorità come l'autorità garante della concorrenza del mercato, che al pari della privacy, un'autorità generalista, non ha un singolo settore intervento e può adottare e sta in concreto adottando? L'autorità garante della concorrenza del mercato ha due strumenti che può utilizzare: è l'ottica antitrust, lo strumento antitrust e lo strumento della tutela del consumatore. E penso che mai come in questo periodo storico, e mai con riferimento a questi settori specifici, l'abbinamento di questi due strumenti, che ha come utilità finale il benessere complessivo del consumatore, può comportare delle sinergie importanti. Facciamo degli esempi. Uber, con riferimento all'autorità antitrust, è intervenuto la propria attività di advocacy nel rendere alcuni pareri e effettuare alcune segnalazioni. Per Uber cosa sta succedendo? La tesi che ha sostenuto l'autorità per Uber è che, voi sapete, Uber si distingue di due fenomeni: Uber Black o Van, che fa ricorso ai autisti muniti di licenza, e Uber Pop invece che fa ricorso a spostatore comune non munito di licenza. Nel nostro ordinamento cosa succede? Secondo la ricostruzione fatta dall'autorità antitrust, ma è coerente anche con quella fatta dall'autorità di regolazione dei trasporti, non vi sono particolari problemi regolatori per il filotipo Uber Black, mentre attualmente per Uber Pop vi sono dei problemi legati a normative del codice della strada ispirate a ragioni di sicurezza che precludono il trasporto di passeggeri dietro corrispettiva di una licenza. Noi sappiamo che in altri paesi europei anche questo fenomeno invece è consentito. Allora, rispetto al problema della sicurezza, siamo sicuri che la risposta è quella che in questo momento di non consentire lo svolgimento di questo servizio che invece avviene negli Stati Uniti o in altri paesi europei? Qua l'esigenza che l'autorità ha segnalato e chiamato il legislatore è invece di attenuare quella iperregolazione che ha il settore tradizionale, consentire anche queste forme nuove attraverso quella regolazione soft, leggera, ispirata al principio di proporzionalità, cioè il minimo indispensabile per dare una risposta ai temi di sicurezza, un registro abbastanza semplificato. Poi siamo sicuri che su queste nuove forme non portano con sé degli elementi di sicurezza maggiore, cioè il sistema della valutazione che ha l'utente nei confronti di chi gli offre il servizio non è forse un controllo maggiore rispetto a quelli che sono i tradizionali e controlli formali che si fanno in sede di attribuzione di una licenza. Questo discorso potrebbe continuare ad altri settori, e ne cito un altro, Airbnb. L'autorità è intervenuta attraverso i propri poteri di impugnazione degli atti amministrativi e violativi del regime di concorrenza, impugnando, dopo aver reso un parere alla Regione Lazio, un regolamento della Regione Lazio che limitava alcuni servizi alberghieri, e aveva suscitato quindi insomma in accoglimento della reazione degli operatori tradizionali di fronte a questa forma di disruptive economy, richiedendo una serie di requisiti abbastanza restrittivi per le forme non tradizionali di esercizio dell'attività alberghiera.
turistica, dei requisiti strutturali minimi, dei minimi giorni di chiusura, un minimo periodo di locazione del, dell'appartamento. E questo regolamento è stato annullato su ricorso dell'autorità antitrust da parte del TAR del Lazio, invocando proprio i principi della concorrenza e i principi della non proporzionalità dell'intervento. Allora, stiamo attenti, altri disegni di legge sono, abbiamo un disegno di legge sull'home restaurant che è in discussione in Parlamento, in cui nascono delle clausole strane, c'è un emendamento al disegno di legge, è stato definito l'emendamento salvacenone per evitare che poi anche il cenone, cioè quello che voglio dire, stiamo attenti a non invocare il problema delle tutele, che è un problema serissimo, con interventi che invece vanno in questo contrasto tra operatori tradizionali e nuovi entranti, vanno a rappresentare gli interessi degli operatori tradizionali. Le risposte forse sono di tipo diverso su come risolvere questo tipo di contrasto. Venendo alle tutele, lo strumento che l'autorità utilizza è quello della tutela del consumatore. Rispetto allo strumento della tutela del consumatore, vi sono già tutte le modalità e le possibilità di far rispettare le tutele applicando anche a questi nuovi fenomeni gli strumenti tipici della tutela del consumatore, delle pratiche commerciali scorrette e della consumer rights. E l'autorità questo sta facendo in diversi settori. In tutti i settori caratterizzati dall'economia digitale vi è stato un forte impulso dell'autorità antitrust, che è intervenuta nei servizi, l'attivazione online di servizi non richiesti o anche per via telefonica, promozioni turistiche online, mancata trasparenza delle condizioni, i siti comparativi nel settore delle assicurazioni. Ovviamente sono interventi che si affiancano a quelli che sono stati illustrati prima dal Presidente Soro in materia agli importantissimi elementi in materia di privacy, ma anche per esempio sulle clausole vessatorie siamo intervenuti, abbiamo un procedimento aperto nei confronti di WhatsApp, a cui segue anche un altro procedimento per carenze informative di tutela del consumatore. Gli strumenti ci sono, forse l'aspetto un po' delicato è che questa nuovi modelli economici vi è una confusione tra, a volte tra il ruolo di consumatore e il ruolo di professionista. Qualcuno ha coniato il termine prosumer per indicare che vi è questa confusione. E allora anche rispetto ai fattori tradizionali che individua la Commissione Europea per la distinzione tra consumatore e professionista, forse bisogna spostarci un po' più verso la nozione di imprenditore che, benché occasionalmente ma ripetutamente, svolge determinati servizi e a cui possono essere applicati i tradizionali strumenti, ma questo ovviamente è un aspetto che andrà perfezionato rispetto anche a quelle che sono l'impostazione della Commissione Europea. Due parole di conclusioni, anche rispetto ai disegni di legge, anche quello sulla sharing economy, che sono in discussione in Parlamento. Ben vengano questi disegni di legge, siamo in occasione di portare il tema all'attenzione del legislatore, dell'opinione pubblica e ad aprire una discussione. Stiamo attenti però nel non cadere nel rischio di dare una risposta iperregolatoria. Nella prospettiva dell'autorità, la prima opzione, quella noi abbiamo definito l'altra opzione zero, è quella di non intervenire, di non regolare. Laddove ci sono esigenze di interesse pubblico, regolare con la regolazione più soft possibile, e stiamo attenti che questa regolazione non avvenga con rigide disposizioni legislative che non saranno mai dietro ai cambiamenti che abbiamo di fronte. La nascita delle autorità indipendenti regolatorie è stata dovuta alla sostanziale consapevolezza della non capacità del legislatore di stare dietro ai cambiamenti. Le norme legislative diventano obsolete nel momento poco dopo che entrano in vigore, se non nel momento in cui entrano in vigore. Per questo l'autorità di regolazione può invece regolare meglio e tempestivamente, ma regolare in modo soft e con una finalità ben precisa, e questa finalità secondo me è quella di porre sempre il benessere finale del consumatore in primo piano, non gli interessi della categoria che farà rappresentare
che siano i tassisti o siano gli aggregatori nazionali o gli altri settori che vengono disintermediati da queste nuove forme. E allora, se questa è la linea da seguire, siamo tutti d'accordo che le tutele vanno mantenute e rafforzate, però che il mantenimento e il rafforzamento della tutela non diventi l'occasione e il rischio per tentare di cucire quella rete o ricucire i buchi della rete a cui prima si fa riferimento per imbrigliare queste nuove forme di economia, perché di questo i consumatori alla fine non beneficeranno, anzi avranno un danno. E allora, quali sono questi interessi di natura pubblica, la salute, la sicurezza o qualsiasi altro interesse, si intervenga con quella finalità in modo strettamente proporzionato a quella finalità. Per tutti gli altri interventi riflettiamo se in caso di intervenire, in che modo intervenire, ripeto ancora una volta, col benessere del consumatore come obiettivo finale, con qualsiasi strumento si intervenga, se intervenga con lo strumento nostro della valutazione ex post che fa l'autorità antitrust o con quello delle valutazioni ex ante che fanno le autorità di regolazione. Grazie. Cioè, ha dato un trend di fondo molto interessante. Presidente Pizzi, vogliamo chiudere questo blocco con una considerazione e poi intanto diciamo che mi rassicura questo binario in cui diciamo, la mia intervento è quella antitrust del consumatore, ambe due un intervento se effettivamente necessario e laddove appunto ce ne si presenta la necessità. L'elemento della reputazione, quindi diciamo una specie di autoregolamentazione di chi opera, perché altrimenti perderebbe il vantaggio reputazionale, sì, questo forse è un punto, diciamo, in cui la social economy si autoregola sotto questo, con questo obiettivo, quello di mantenere la reputazione, però questo richiede la massima conoscenza da parte del pubblico di come operano queste piattaforme e di come e dove sbagliano. Io ricordo che parecchi anni fa proposi al presidente Catricalà di introdurre accanto alle sanzioni che dà l'antitrust, le sanzioni economiche che hanno poi un tetto e che quindi certe volte non sono dissuasive perché per esempio erano dei tetti ancora più bassi, non erano dissuasive, di introdurre la sanzione reputazionale, ossia era quella di, per esempio sulla pubblicità ingannevole, di obbligare le società che avevano infranto il loro obbligo di non essere ingannevoli a ripetere lo stesso spot pubblicitario nella stessa ora e nelle stesse forme con una sottoscrittura che diceva questa comunicazione commerciale è stata giudicata ingannevole dall'antitrust, cioè era la sanzione reputazionale. Ecco, questo forse può dire andare, abbiamo parlato un po', abbiamo anche capito quali erano i problemi che la rendevano difficile, però questo è un punto, cioè se questa sharing diventa shadow economy, se quindi fa qualcosa che non dovrebbe fare, lo fa con un sotterfugio, ecco, forse il danno reputazionale è quello che può accendere l'attenzione del consumatore e in qualche modo vaccinarlo rispetto a questi temi. Io gliela rilancio. Sono perfettamente d'accordo. Le sanzioni al tempo il tetto era 500.000.
milioni o 100 milioni, ma neanche questo è sufficiente, perché a volte condotte possono essere nei confronti di migliaia di persone o milioni di utenti, le imprese possono fare un calcolo proprio economico, sì, il rischio, la sanzione da parte del vigilare, ma il beneficio che ho è che intanto magari incasso che può in essere il comportamento che poi viene considerato illecito è di gran lunga superiore. Qui sicuramente la sanzione economica non è sufficiente, i meccanismi istituzionali lo sono, e poi in Italia non si è potrebbe potenziata un'azione di classe a tutela dei consumatori che è decisamente debole. Sul sistema repatriazionale ovviamente ogni cosa poi comporta i rischi. L'autorità è anche intervenuta per valutare le false recensioni, perché pure su quello ovviamente e là gli aspetti informativi, cioè portare il consumatore, l'utente pienamente informato di quello che sta leggendo e perché sta leggendo, quello che legge, cosa legge, il contenuto, come si forma, sicuramente qua c'è tanto da lavorare. Grazie davvero ai nostri due relatori. Grazie Presidente Soro, grazie Dottor Chieppa.